L'avevo presentato circa 3 settimane fa in un'interrogazione in Consiglio regionale, che è stata discussa proprio in questi giorni, dove chiedevo di prevedere degli incentivi dal punto di vista di punteggi per quanto riguarda i bandi per i giovani che vogliono avviare un'attività agricola o per quelle attività agricole che vogliono fare investimenti. Ovviamente questi punteggi che dovrebbero consentire alle aziende che partecipano ai bandi regionali varranno un aumento di punteggi che varrà in quelle zone che sono state colpite sia dall'alluvione di settembre 2022 sia per quanto riguarda maggio 2023. Questo è un dato importante perché dal punto di vista di risorse vere e proprie regionali ancora queste aziende agricole non hanno visto un soldo, non hanno visto un soldo neppure per quanto riguarda le risorse che dovrebbero arrivare dallo Stato, e dare un segnale come regione appunto con un punteggio che consente di aumentare appunto il punteggio alle aziende che sono ubicate nelle zone che hanno avuto alluvione mi sembrava una bella opportunità. Questa proposta che ho fatto è stata accolta e quindi invito anche le aziende del nostro territorio a presentare i bandi, e perché avranno sicuramente un punteggio che gli consentirà di poter accedere alle risorse dei fondi europei legate al mondo agricolo.